Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo in un video diverso perché oggi siamo qui con Vita da Slime, visto che è uscito da pochissimo il nuovissimo gacha Vita da Slime e finalmente, io direi, finalmente hanno aperto i server, anche se già erano aperti prima, però adesso si può giocare con qualsiasi dispositivo, sia Android che iOS. Finalmente hanno fatto la patch anche su iOS, proprio oggi che sto registrando. Oggi sono qui perché voglio un pochettino dirvi, per chi vuole iniziare adesso il gioco e non sa come approcciare, su quale personaggio puntare e quali sono attualmente i migliori team che si possono creare. Siamo qui su Reddit, una pagina Reddit che un signore qua, un Desusno, così si chiama, ha postato questo screen, diciamo, vi faccio vedere meglio così zoomati, esatto, dove ci sono tutti attualmente i team che si possono giocare di tutte le tipologie di colore, diciamo, perché come sapete, chi ha iniziato già a giocare al gioco, ci sono 7 colori, mettiamo luce, oscurità, poi c'è spazio, fuoco, erba, terra e poi non mi ricordo. Comunque ha creato vari team, li abbiamo qua, abbiamo space, vento, terra, acqua, luce, fuoco, oscurità e questo è un team che va bene contro chiunque. Attualmente sono questi team che si possono fare migliori, quelli che vengono consigliati, che secondo me ci sta, è un'ottima scelta quello che ha fatto il ragazzo qua, anche perché attualmente è appena uscito il gioco, quindi non è che si possono fare chissà quanti team, chissà quante varianti. Esistono quei personaggi, avete quei personaggi, stop. Allora, oggi sono qui per dirvi con quale personaggio iniziare, secondo me, perché anche io già l'ho iniziato, naturalmente, ora ero rollato per cercare determinati personaggi, sono riuscito a farmi un bel account, quindi vi posso dare dei consigli su come io ho approcciato il gioco. Allora, prima di tutto vi dico che nella morte iniziale, quella che vi fa fare giustamente che potete rerollare all'infinito praticamente, non ci sono tutti i personaggi che vedrete qui, ci sono solo determinati personaggi e quei determinati personaggi che ci sono vi dirò quale è meglio pullare rispetto ad altri. Allora, partiamo che nella morte iniziale abbiamo Rimuru, il vecchio, abbiamo quest'altra Milim, abbiamo la tizia questa qua che si chiama Trainee, abbiamo quest'altra Milim, abbiamo quest'altra Rimuru, abbiamo lo spadaccino, abbiamo Gazelle, poi abbiamo Shizue, Benimaru, Shion, Beretta, quest'altra Rimuru e beh quest'altra Rimuru che già vi ho detto. Semplicemente nella multi iniziale troverete soltanto i personaggi, mentre se andrete a pullare oltre, che sono i multi con i ticket e i multi con le gemme, troverete anche i support, diciamo i protection, quali chiama protection. Sono praticamente questi qua che non giocheranno mentre il team, ma vi daranno dei buff al team. Questi qua si pulleranno, come ho detto, non nella prima multi, ma nelle altre multi, quindi voi dovete cercare di puntare soltanto ai personaggi. Quindi tutti i personaggi che vedete qui sono tutti pullabili, a parte i protection, come vi ho detto, nella prima multi. Quindi, nella prima multi, chi dovete trovare? Dovete trovare o Rimuru Tempest, questa qua spazio però, questa qua col segno del cubo, una sorta di cubo che c'ha, oppure la Milim verde. Se trovate il resto, è carino, come potete vedere, se riuscite a trovare pure il partner, diciamo il protection, vi potete fare un buon team, però io vi consiglio di rerollare o per Milim o per Rimuru, quella là spazio, che attualmente sono i due migliori PG da avere. Poi, naturalmente, se riuscite a trovare uno dei due e continuate a pullare, e che io vi sconsiglio, poi vi farò un video a parte anche per spiegare un pochettino le pull del gioco, perché è un po' particolare la cosa. E quindi, consiglio, o rerollate per Rimuru Tempest spazio o per Milim verde, non questa qua montagna, questa qua Earth, qua la chiama Terra. Quindi mi raccomando, uno di questi due personaggi cercate di rirollare. Se riuscite a trovare, non per forza dovete avere tutti e due, se riuscite ad averli meglio, però uno dei due va bene. Anche quest'altra Rimuru non è malvagia, che è questa qua acqua, però naturalmente è meglio la Rimuru spazio che vi consiglio. Quindi cosa dovete fare? Prima multi rirollate finché non trovate o Rimuru spazio o Milim verde, che qui dice vento. Una volta trovato quei due, cercate di pullare con i ticket e cercate di trovare, che ne so, qualche altro personaggio barra protection. Questi attualmente sono i migliori team che vengono consigliati, che secondo me ci sta, sono fatti bene, giustamente, ripeto, ci sono quei pochi personaggi in croce nel gioco, purtroppo sono team molto ristretti. Come vedete, i team sono composti da 3 personaggi, ma come vedete qua il massimo che possono mettere 2. Solo questo qua che è un team che può compare contro chiunque, come vedete però non c'è il protection, giustamente per buffare l'intero team, dovrete scegliere poi lì il protection che volete mettere voi. Come vedete purtroppo ci sono pochi personaggi, però comunque dei team si possono fare. Quindi sta a voi decidere poi se volete rerollare o per uno di questi due personaggi che vi consiglio, o Rimuru Spazio o Milim Verde, oppure potete rerollare per un determinato team, che ne so, volete farvi il team Acqua. Quindi andrete a rerollare per Rimuru Acqua, lo spadaccino Acqua e Milim. Milim è il protection che si troverà non nella prima multi, come vi ho detto, ma o nei ticket, quelli là che vi regalano appena iniziate il gioco, oppure nelle pull con le gemme.
oppure che ne so, volete farvi il Dark Team, il team oscuro. Quindi, che ne so, pullate Scion, pullate Beretta e poi pullerete l'Orc Disastre se riuscite a scularlo. Quindi, mi raccomando, decidete voi su quale rerollare. O rerollate sul Rimuro e Mirimi, che andate sul sicuro lì, non vi preoccupate che pure solo loro non è che dovete avere per forza il team dietro. Mentre invece il resto degli altri PG sono un pochettino più sottotono. Però se riuscite a farvi il team dietro, comunque riuscite ad andare avanti molto molto velocemente col gioco. Quindi sì, io spero che questi brevi consigli vi siano stati utili. Fatemi sapere sotto nei commenti voi cosa avete rollato, se ci state giocando e cosa ne pensate. E noi quindi signori ci vediamo ad un prossimo video.